Allora ragazzi, bentornati. Oggi andiamo a fare l'unboxing della mini tastiera che ho preso, mi hanno mandato da recensire. Io oggi vi farò l'unboxing. Poi domani l'andremo a provare o sul computer o sulla TV box. Allora, la scatola che vi arriva è così, una scatolina semplice. Andiamo ad aprire. Vaffanculo. Eccoci qua. Allora, dentro troviamo la mini tastiera che è veramente piccola, che adesso andremo a vederlo nel dettaglio, dentro un involucro morbidissimo. E poi dentro, scendi, grande. E dentro troviamo il cavetto USB micro, il classico, quello del... Ops, è caduto. Classico. Quello per i telefonini del Android. Sì, il classico. Voilà. Allora, con questo lo ricarichiamo. Andiamo subito a vedere com'è. Colore nero, molto bello. Allora, è molto piccolo, come vedete. Sembra quasi un joypad, un joystick. Allora, la cosa che mi ha colpito tantissimo è il materiale. Il materiale è una gomma, però tipo gel, cioè gel, è morbidissima, è vellutata, non so come spiegarvi, è un effetto vellutato, molto 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 bello al tatto, si stava rompendo, vedete? Ah, tipo, vi faccio vedere, voilà, la grandezza è come, sì, è identica al control, joypad dell'Xbox, è uguale. È uguale, quindi è fatto veramente bene, piccolino, ha sopra i due tastini, sostituiscono i tasti del mouse, io l'ho già testato, eh. Uno apre il destro e il sinistro, poi qua dentro abbiamo il vano batteria che adesso io vi apro, facciamo tutto senza tagli, così alla buona, che sono le cose più belle. Allora andiamo ad aprire. E voilà, ecco qua. Apriamo lo sportellino e dentro, vedete? Allora, quella bianca è la batteria. E poi c'è il ricevitore USB, mini USB che infiliamo dappertutto dove vogliamo. Computer, TV box. Diciamo che questi qua sono adatti per tantissimo per le TV box o per i tablet, ma tanto per le TV box perché hai una bella tastiera, hai il tuo mouse, hai un altro mouse perché questo qua è un mouse pure. Qui è l'ok, allora volume, vedete? Aspetta che prendo una penna, così viene meglio. Qui abbiamo il volume più e meno, poi apri la pagina internet, questo non mi ricordo cosa fa. Non mi ricordo proprio. Devo dire, allora io l'ho già provato, il touch va veramente bene, però domani poi vi farò un video su come va, magari sulla TV box, come funziona. Poi, ok, qua abbiamo il tasto on off, lo accendiamo, mi hanno mandato il modello, quello più figo, perché è il modello che si illumina. Vedete? Modello che si illumina, guardate che spettacolo. Aspetta che si metta a fuoco. E voilà. Ok. Si è messo a fuoco sto bastardo. Mettiti a fuoco. Dai. Oggi fai capricci. Va bene. Così lo vedete bene. E allora, si scrive, guarda, veramente si digita veramente bene, si usa veramente bene il controllo. Ah, ecco come si è messo a fuoco. E di notte, questo è ottimo perché magari vedi la televisione e di notte, senza stare accendendo la luce, riesci a vedere quello che scrivi. La durata della batteria devo testarla, ancora non lo so, però penso che un oggettino così duri veramente tanto. Penso, la classica batteria che ti fa durare 3 o 4 giorni, ma ogni giorno lo metti sotto carica,
C'è scritto sulle istruzioni che un'ora e mezza del carico. Io l'ho provato a caricare adesso, era a metà, e siamo intorno alla mezz'oretta, l'ho ricaricata. Quindi è veramente bello, è utile, comodissimo, costa veramente poco. Sotto vi metto il link. A me me l'hanno dato per recensire, però ragazzi, lo sapete, io sono veramente obiettivo. Se una cosa fa cagare, io ve lo dico senza problemi, non mi interessa se poi non mi mandano i prodotti, ma queste recensioni devono avere un valore. E il valore non è che accaparrarsi tantissimi oggetti, ma fare delle recensioni un attimino serie o delle unbox. Adesso questo qua non è una recensione, ma è un unboxing per farvi vedere cosa vi arriva a casa. Domani la andiamo a testare. Se fa cagare, ve lo dico tranquillamente, non mi interessa un cavolo. Tanto è un oggettino da 15 euro. Quindi spero che comunque crediate alla mia buona fede. Però allora, l'impressione è figa. Allora, l'impressione è leggerissimo. Piccolo, vedete, guarda, sta in un palmo della mano. E poi la testiera è fatta bene perché i numeri non sono proprio attaccati, quindi riesci, nonostante io delle manone, ma riesci bene a digitare. Io ho già provato, riesci a digitare veramente bene. E quindi se vuoi andare su internet tramite la TV, è una bella cosa, una bella figata. Fai tutto qui, vedete, guarda, tac. Con questo muovi il pad, con questo comandi, scrivi. Quindi è fatto veramente bene, un bel oggetto, veramente bello. Spero che vada bene. Domani lo proviamo, vediamo come funziona. E se funziona bene, ragazzi, secondo me in casa non può mancare, perché lo puoi utilizzare sia sul telefono, sul tablet, sul PC, sulla TV box. Quindi una cosa di queste, veramente lo potete utilizzare da tutte le parti. Poi ve l'ho detto, è tascabile ed è una grandissima figata. Niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Questo è quello che avevo a casa con una piccolissima scatoletta. Il costo è intorno ai 15 euro. Poi sotto vi metto il link e domani andremo a provare. Quindi ci vediamo domani. Ciao, ragazzi, alla prossima. Ciao, Benji.